400 tifosi salernitani al sanguino della squadra di Perrone in questa trasferta calabrese a Lamezia contro la formazione biancoverde, ancora a secco di vittorie per la Salernitana, invece un'occasione importante per svoltare dopo la vittoria casalinga sul Foligno. Rientrano nell'11 titolare Molinari e Montervino che hanno scontato le rispettive squalifiche. Parte bene la squadra di casa con questa conclusione di mangiapane al volo, c'è chi si gode lo spettacolo da casa propria, Perrone che dà indicazioni, attenzione, Gustavo carica il sinistro e la rete di Gustavo col pallone che si infila all'incrocio dei pali, responsabile sicuramente Forte che battezza fuori il tiro di Gustavo, vantaggio della Salernitana dopo 16 minuti, entusiasmo sugli spalti e naturalmente soddisfazione per il sudamericano. La replica proprio di Mangiapane, in calcio d'angolo Iannarilli, Guazzo servito in aria, il destro al volo, Forte stavolta è molto attento sul calcio d'angolo, ginestra la palla buona ma non inquadra lo specchio della porta. Battute finali del primo tempo e qui De Luca colpisce il palo esterno girando da distanza ravvicinata, invece Iannarilli è molto bravo qui a distendersi, poi De Luca conclude sul fondo e si chiude il primo tempo sul risultato di 1-0 per la Salernitana. Nella ripresa parte subito bene la squadra di casa ma si difende benissimo in calcio d'angolo Iannarilli, su palla inattiva ancora pericolosissimo De Luca che colpisce il palo, è un assedio quello della Vigor Lamezia, qui ancora Iannarilli sempre su De Luca. Replica la Salernitana timidamente con questo colpo di testa centrale di Guazzo, i tifosi della Salernitana che sostengono in modo incessante la squadra di Perrone, Mancini, Gustavo, il sinistro oltre la traversa, sono le uniche due opportunità per i Granata in questa ripresa, mentre invece sempre su palla inattiva Marchetti impegna severamente Iannarilli, si dispera il centrale bianco-verde, ancora Iannarilli sulla conclusione di Mangiapane, è un assedio qui De Luca, Mangiapane e Marchetti, ancora De Luca, Iannarilli esce, la porta è vuota e sulla linea salva Molinari. Partita a senso unico, entra Zampa, rinforza il centrocampo Perrone ma è sempre la Vigor Lamezia, ancora De Luca e ancora Iannarilli, super Iannarilli, qui il pallone arriva al numero 7 Giacinti e poi sulla linea salva Molinari. Entra il numero 16 Petrilli, molto bravo, va a sistemarsi sul lato destro, esce Ginestra, entra Toposis, De Luca dentro, si addormentano un po' i difensori, esce Iannarilli, porta vuota, salva Molinari che legge bene questa situazione, poi ancora Iannarilli, ma vedete quanta sofferenza, qui Forte rinvia sui piedi di Montervino, palla sul fondo, ma è un'occasione episodica per Montervino, sembra una partita ad altri tempi, Zampa insanguinato, finisce 1-0 per la Salernitana, Perrone se ne va soddisfatto, ovviamente sa bene che la sua squadra non ha giocato all'altezza delle aspettative, ma era un risultato troppo importante per non goderselo e la palma del migliore va sicuramente a Iannarilli che merita un bel 10 oggi. Ginestra e Giuffrida cercano di spiegarsi, in realtà accade quello che state per vedere, Ginestra torna sui suoi passi ed entra con la testa in contatto con Giuffrida che l'aveva probabilmente provocato. Succede un parapiglia proprio nel finale di partita, tutti contro Ginestra, risultato di 1-0, ma questa partita avrà sicuramente degli strascichi.